Ciao a tutti. Allora, sono parcheggiata perché sto aspettando di entrare da una parte perché sono uscita per fare la spesa. Perdonatemi se sono sparita, perdonate anche al mio amico Brufolo che mi accompagna graziosamente. Nella zona in cui indosso la mascherina mi vengono ogni tanto dei brufoli, abbiate pazienza. Dicevo, in questi giorni, perdonate la mia latitanza, però purtroppo ho avuto veramente pochissimo tempo da dedicare a YouTube, proprio perché sono in dirittura d'arrivo, per fortuna a breve rientrerò a casa. Nel frattempo c'ho un pelo, ecco, avevo un pelo. Nel frattempo, dicevo, rientrerò a casa a breve, quindi ho veramente poco tempo. A me fa molto piacere fare i video, montarli, stare con voi, rispondere ai commenti, lo sapete, mi fa sempre tantissimo piacere, però onestamente ho poco tempo da dedicare a YouTube, perché ho altro da fare, ma ve l'ho detto anche nel video precedente. In questi giorni mi è arrivata una mail. Tra l'altro me ne sono accorta ieri, la mail era di 3 giorni fa, quindi rendetevi conto di quanto io sia... Scusate, mi tolgo la giacca perché... A che c'è freddo, a che spunta il sole, si muore di caldo. Dicevo, rendetevi conto di quanto io sia fusa, completamente fusa. In questi giorni mi è arrivata una mail e me ne sono accorta ieri. La mail era di tipo 3 giorni fa... Una mail da Yes Style. Il customer care di Yes Style mi ha mandato un budget da spendere sul sito, quello che fanno con tutti gli influencer, con i collaboratori, comunque. E mi ha dato un budget da spendere dal sito, mi ha detto scegli tra quello che vuoi, prodotti in sconto, non in sconto. Peraltro io vi lascio giù nell'info box sempre il sito col mio codice sconto. Peraltro per adesso ci sono sconti pazzeschi. E io ho scelto alcuni prodotti, non vi svelo niente perché poi vi faccio l'unboxing quando arriverà il pacco. Ho scelto alcuni prodotti che la volta scorsa, nello scorso ordine, non c'erano e che ero curiosa di provare, per cui ho preso un bel po' di cosine veramente interessanti, poi ve le faccio vedere, le proverò per voi. Comunque mi hanno mandato questo budget da spendere all'interno del sito. La cosa comica è stata che io ieri pomeriggio gli ho risposto, li ho ringraziati e ho cominciato a spulciarmi il sito, che è enorme, ragazzi. Lato skincare, cura del corpo, del viso, dei capelli, è veramente gigantesco. Per cui ci ho perso un pomeriggio. Ho perso un pomeriggio a scegliere prodotti, controprodotti, li ho finalmente scelti, messi in carrello e ho messo ovviamente l'indirizzo di casa mia su, perché a breve, una settimana, massimo 10 giorni, noi torniamo a casa finalmente. Quindi, siccome di solito il pacco ci impiega 20 giorni, un mese ad arrivare, ho detto ok, lo faccio arrivare su, quindi non pago niente, cioè faccio tutta la procedura, mi arriva la mail di conferma col vecchio indirizzo. Quindi ieri ho dovuto contattare il customer center, dire scusate, inserite il nuovo indirizzo. Insomma, mi hanno inserito il nuovo indirizzo, stamattina me l'hanno confermato e hanno spedito. Niente di che. Comunque ho scelto dei prodotti veramente veramente interessanti. Peraltro io ho tantissimi prodotti finiti e tantissimi prodotti che vi devo recensire, però come vi ho detto, di piazzarmi davanti alla telecamera o al telefono, quello che volete, e girare un video è un casino per me in questo periodo, è veramente un casino, perché onestamente ho poco tempo, poca voglia anche. Oh, raga, capita nel momento di stanca maggiore, soprattutto dopo tanti mesi in cui incasinata con il trasloco, il secondo trasloco che è stato quello più pesante, perché comunque ci sono tra la Sicilia e Lombardia tanti chilometri, quindi il secondo trasloco è quello più stressante, il dovere fare miliardi di cose, i vaccini, la pandemia, insomma, raga, è veramente veramente pesante. Peraltro i numeri qui a Palermo sono preoccupantemente in aumento, quindi l'ansia e il vaccino e mia mamma che ancora non è vaccinata perché poteva mettersi in lista per AstraZeneca, però purtroppo mia mamma ha un problema che non ci fa stare sereni a farle fare AstraZeneca, quindi
il medico le ha fatto fare altre analisi e stiamo aspettando i risultati di queste analisi e vedere se è opportuno farle fare AstraZeneca oppure no. Quindi tante cose, tante cose. E poi ragazzi, parliamoci chiaramente, ci sono momenti in cui una persona non ha voglia di fare video su YouTube, non ha voglia di fare social, insomma di frequentare i social, e non ci dà, cioè non ci sta, appunto. Peraltro ci sono tante cose che sono successe in questi giorni, la conferma della condanna della famiglia Ciontoli, ci sono tante cose di cui voglio parlare, il fatto che Fedez contro la Rai, ci sono tante cose di cui vorrei parlare, ma non è questo il momento di parlarne, anche perché sono di corsa, adesso sto andando a fare la spesa, quindi sono di corsa. Volevo giusto darvi un aggiornamento così per farvi sapere che sono viva, che sono incasinata ma sto bene, quindi non c'è nessun problema. Anche l'argomento live mi è stato chiesto, perché mi hanno scritto su Instagram: perché non fai più live? Mi divertivo tanto con le tue live, anche sotto i commenti e il post della community. Ragazzi, francamente io mi sono stancata di fare le live, lo dico molto sinceramente. Perché arrivano i disturbatori, prendono pezzi, ricaricano, fanno, dico, cioè ragazzi, io francamente sono tornata alle origini del mio canale, quindi senza entrare più in dinamiche malate di YouTube, e sto tanto bene così, sto tanto bene così. Mi sono maledetta per esserci entrata, perché di mio io non ho, ci sono entrata diciamo per vie traverse, però mi sono resa conto che questa parte di YouTube è veramente marcia, ragazzi, veramente marcia, quindi me ne sono completamente allontanata, sono tornata alle origini del mio canale, a parlare delle mie cose, e quindi sono felice così. E le live purtroppo erano terreno per l'avvento di persone che vengono, disturbano, provocano, creano, cercano di creare dinamiche, quindi per il momento almeno ho deciso di accantonare le mie live. Può essere che riprenderò a farle su Twitch, però, quando avrò la connessione che ho su a casa, che è molto più stabile, perché purtroppo Twitch risente della connessione non stabile e continua a crashare. E quando crasha non è che io posso riaprire la stessa live, devo riaprirne un'altra. Quindi, siccome qui a Palermo purtroppo la connessione fa schifo, preferisco attendere di rientrare a casa e avere tutto il mio tempo, tutte le mie i miei momenti di con le live, con la connessione stabile. Magari riprenderò a farle su Twitch, anche se saremo quattro gatti, chi se ne frega. Però ripeto, le live purtroppo sono un terreno fertile per gente che vuole sfogare le proprie frustrazioni venendo, accendendo dinamiche, venendo sotto a commentare, a provocare. E anche se li banni, si creano 400.000 fake, un'altra cosa che ho sempre detestato delle live, è che si creano un bordello di fake. Questi fake vengono per accendere dinamiche, creare casino, quindi preferisco veramente evitare le live su YouTube. Ma questa è una cosa che un po' tutti quelli tranquilli, passatemi il termine, di YouTube hanno capito. YouTube non, con le live non è proprio un bel posto, ecco, quindi preferisco proprio zero. Mi faccio i miei video con tranquillità, serenità, con le persone, sono in contatto con la mia utenza, che è sempre stata quella, non è mai cambiata. Forse ero cambiata io, può essere, mi ero fatta un po' trascinare, e questa cosa non va assolutamente bene, quindi preferisco così. Voglio fare anche il video, e questo è un altro video a cui tenevo tantissimo, delle donne che odiano le donne. E questo è un video a cui tengo tanto, lo farò prima o poi, però come vi ho detto vorrei essere più tranquilla, seduta, serena, a chiacchierare, non seduta in macchina con la cosa che devo andare a fare la spesa. Ahia, mi sono fatta male una mano. Ahia, mi sono fatta male una mano, non so perché. Porca miseria. Va bene. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!